sotto Marini Gialli, che li hanno traghettati all'ultima parte della loro storia, quando dopo essere passati dai famosi pub di Amburgo, degli esordi si trovano ad attraversare le leggendarie strisce pedonali degli studi di Arquivoir, per arrivare alla svolta epocale di Serge Mertens. Un jukebox coloratissimo domina la parte posteriore del campo e si riporta ai tempi della monetina, quando